Ha chiesto di parlare il senatore Renzi, ne ha facoltà. Signora Presidente del Senato, signor Presidente del Consiglio dei Ministri, signor Ministro della Giustizia, onorevoli colleghi. Credo che se noi votassimo oggi secondo il metodo che ella, signor Ministro della Giustizia, ha utilizzato nella sua esperienza parlamentare nei confronti dei membri dei nostri governi, lei oggi dovrebbe andare a casa. Angelino Alfano, Federica Guidi, Maria Elena Boschi, Maurizio Lupi, Luca Lotti, Claudio De Vincenti. Ma noi non siamo come voi. Vede, signor Ministro, io mi auguro che questa riflessione che l'ha colpita, e sulla quale non ho dubbi anche per conoscenza personale nel dirle che lei tutto è tranne che una persona avvicinabile dalla mafia, questa vicenda la possa far riflettere, dal punto di vista innanzitutto personale, e possa far riflettere i colleghi del Movimento 5 Stelle. Essere additati ingiustamente, andare sui giornali, costringere le proprie famiglie a stare sui giornali, a subire l'onta di un massacro mediatico, fa male. La notte passi a pensare che è colpa tua se le persone a te vicine, le persone che ami stanno male. E allora io vi invito soltanto a fare una riflessione personale su questi temi. Poi vengo alla politica, perché è la politica ciò che ci guida, non il populismo. Non sono i sondaggi, sono i dati. I sondaggi ti dicono quanto sei simpatico, i dati ti dicono quanto sei competente. Non è il giustizialismo, è la giustizia. Siccome noi partiamo dalla politica, nell'annunciare che voteremo contro le mozioni di sfiducia, riconosciamo al centrodestra e alla senatrice Bonino di aver posto dei temi veri. Occorre anche in dei momenti di difficoltà riconoscersi reciprocamente che la vostra mozione, che le vostre mozioni non erano strumentali. E ve lo dico dicendovi che non le voteremo. Non le voteremo per motivi politici. In primis, per ciò che ha detto il signor Presidente del Consiglio. Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha detto con chiarezza che ove vi fosse stato un voto di una parte della maggioranza contrario all'operato del Ministro o favorevole alle mozioni di sfiducia, egli ne avrebbe tratto le conseguenze politiche. Quando parla il Presidente del Consiglio si rispetta istituzionalmente e si ascolta politicamente. Io credo che lei si assuma una responsabilità, signor Presidente del Consiglio, ma noi la seguiamo, perché in un paese che ha 31.000 morti, che ha l'11% di deficit stimato su quest'anno, che vede il debito pubblico andare verso il 160%, che ha la disoccupazione prevista alla fine dell'anno per il 15%, chi di noi si ritiene un patriota istituzionale, chi di noi crede alla ragione di Stato, rispetta ciò che dice il Presidente del Consiglio se fa parte della maggioranza. E da questo punto di vista lo dico condividendo larga parte delle riflessioni della senatrice Bonino. Non lo dico quindi con un giudizio di merito, su cui arriverò tra un attimo. Lo dico per un fatto politico. E mentre lo dico, riconosco al Presidente del Consiglio di avere negli ultimi giorni dato dei segnali importanti. Noi abbiamo molto apprezzato la sua posizione sull'IRAP, noi abbiamo molto apprezzato la sua battaglia di legalità a fianco del Ministro Bellanova, noi abbiamo apprezzato l'accelerazione sulle riaperture. E tuttavia, signor Presidente del Consiglio, ancora molto è da fare, perché nel momento in cui ella decide di porre tutto il peso della sua autorevolezza politica a fianco del Ministro della Giustizia, certo non lo fa per una stima personale o professionale che pure noi dai tempi di Firenze ricordiamo, ma lo fa per un fatto politico, noi dobbiamo essere conseguenti con lei e dirle, signor Presidente del Consiglio, che se il Ministro della Giustizia ci avesse ascoltato nel mese di febbraio 2020 sul DAP, ciò che è accaduto nelle scarcerazioni non sarebbe avvenuto.
e dirle, signor Presidente del Consiglio, che a noi non interessa un sottosegretario, a noi interessano i cantieri, che si sblocchino e si sblocchino velocemente, perché se noi non sblocchiamo i cantieri quel 15% di disoccupazione si avvia verso il 18, il 20. E dirle, signor Presidente del Consiglio, che quando noi portiamo delle idee non stiamo, come dice qualche suo zelante collaboratore, cercando la visibilità, anche perché sono spesso idee che portano una visibilità negativa. Ma stiamo cercando di affermare dei concetti. In quest'Aula, lo rivendico, signora Presidente, quando ho chiesto, in tempi non sospetti, di pensare alla riapertura delle scuole, ho sentito i mugugni, non degli altri gruppi, persino del mio gruppo. Persino del mio gruppo. Ma posso dire oggi, a distanza di un mese, che se noi consideriamo la scuola la prima cosa da chiudere prima delle funivie e l'ultima da riaprire dopo i pub, noi diamo un segnale diseducativo ai nostri figli, noi diamo un messaggio sbagliato alle nuove generazioni. Dirlo non è fare polemica o cercare lo 0,1 in più di consenso, dirlo significa fare politica. E noi rivendichiamo il diritto in quest'Aula di dirle sì, la seguiamo sulla sua valutazione politica, ma vi chiediamo un'assunzione di responsabilità. Vengo al secondo punto per il quale non votiamo le mozioni. Ha a che fare, signor Ministro della Giustizia, con il rapporto tra garantismo e giustizialismo. Signor Ministro, noi ci conosciamo da qualche anno. Lei sa perfettamente che non è mai stata neanche immaginabile, perlomeno da parte mia, che una vendetta potesse essere servita su un piatto, così, su un vassoio così d'argento. E l'ha attaccato dai giustizialisti. Peraltro non entro nel merito delle discussioni, ma siccome in più di uno in quest'Aula avete citato il giudice Di Matteo, cui va il nostro rispetto e l'augurio di buon lavoro, permettetemi, per aver vissuto una certa pagina di storia di questo Paese, di esprimere un pensiero affettuoso al senatore, Presidente Emerito della Repubblica, Giorgio Napolitano. Lui sa perché e voi sapete perché. Ma voglio dirvi su questo punto, e il fatto che qualcuno mugugni sul Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano vi qualifica per quello che siete e non vi fa rendere ragione dell'importanza di alcuni passaggi storici in questo Paese. Ma de minimis non curat prefer. Vengo al punto invece. Signor Ministro, avrebbe mai potuto immaginare, visto che ci confrontiamo da qualche anno, lei e io, a Firenze come a Roma, una occasione di vendetta così chiara? Ma lei e io abbiamo un compito. Tutti noi abbiamo un compito, spiegare alle nuove generazioni che la politica non è vendetta. Non si fa politica con un risentimento personale. Non si fa politica pensando di affermare una legge del taglione dell'occhio per occhio, dente per dente. I ragazzi che ci seguono e che seguono questo dibattito sappiano, signor Ministro della Giustizia, che certe sue espressioni sul giustizialismo sono espressioni che ci hanno fatto male. Lei diceva nel gennaio 2016 in un'intervista a Annalisa Cuzzocrea: se c'è un sospetto, anche chi è pulito si dimetta. No, signor Ministro. No, signor Ministro. Se c'è un sospetto, chi è pulito non si deve dimettere. Bisogna rifiutarla, la cultura del sospetto. Quella cultura del sospetto che vi faceva dire a Giovanni Falcone che la cultura del sospetto non è l'anticamera della verità. La cultura del sospetto è l'anticamera del comeneismo, diceva Giovanni Falcone nel 1991. E termino proprio su questo, perché mi piace pensare che siamo nei mesi, nel mese di maggio, nel mese in cui tra qualche ora, qualche giorno ricorderemo ancora una volta il sacrificio di Giovanni Falcone, di sua moglie Francesca, dei ragazzi della scorta. Lei e io, signor Ministro, non eravamo neanche diciottenni e molti di noi in quest'Aula hanno fatto giurisprudenza, in quest'Aula forse anche fuori da quest'Aula, hanno fatto giurisprudenza perché hanno visto in quella fase un momento terribile della vita del Paese. Ci siamo iscritti a giurisprudenza perché pensavamo che quello fosse un modo per dire che rifiutavamo la cultura di morte che la mafia stava esprimendo. Erano gli anni in cui facevamo la maturità, avevamo 16, 17, 18 anni. Eravamo sconvolti di fronte al fallimento dello Stato. Ecco perché io non posso credere che qualcuno immagini che Alfonso Bonafede abbia stretto un qualche rapporto con la mafia. Ma contemporaneamente voglio dire a tutti noi che quella battaglia contro la cultura mafiosa non è una battaglia che ci deve vedere divisi. Termino ricordando un fatto personale. Noi siamo garantisti, sì. Lo dico agli amici del centrodestra, non vuol dire che siamo buonisti. Essere garantisti significa rispettare le regole e i diritti dei cittadini. Ma quando
nel 2016 da Presidente del Consiglio, l'allora guardasigilli, il bravo guardasigilli, Andrea Orlando, venne da me a dirmi: abbiamo un problema, Matteo. Sta morendo Bernardo Provenzano. Ci viene chiesto di farlo morire a casa. E ipotesi identica avvenne l'anno dopo con un altro Presidente del Consiglio, l'onorevole Gentiloni, e ancora con il Ministro Orlando a proposito di Totò Riina. Noi, che siamo per la giustizia, non per il buonismo, abbiamo preso un impegno, che era quello di garantire a Bernardo Provenzano e a Totò Riina il massimo delle cure possibili, perché noi eravamo, siamo e saremo lo Stato. Ma Bernardo Provenzano e Totò Riina sono morti in carcere perché quello era il loro posto, e questo non è buonismo, questo è giustizia. Signor Ministro, sulla questione delle scarcerazioni c'è stata troppa superficialità da parte del DAP. Signor Ministro, sulla questione della prescrizione, del processo penale, del processo civile c'è ancora molto da fare. Signor Ministro, faccia il Ministro della Giustizia, non il Ministro dei giustizialisti, e vedrà che ci avrà al suo fianco.